e ti passo la parola. Ottimo. Allora, buonasera. Innanzitutto vorrei ringraziare il professor Bruno e il dottor Vitale per essere venuti oggi a parlare qui virtualmente al Collegio Ghislieri. Una piccola presentazione. Il professor Bruno è il direttore del reparto di malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia e gestisce in prima persona l'emergenza Covid in Lombardia. Il dottor Vitale è un noto giornalista di Sky TG24. Sono qui oggi per presentare un medico, il volume alla cui stesura hanno collaborato, in cui viene raccontata l'esperienza diretta del professor Bruno, che ha curato il famoso paziente 1 nei primi mesi dopo lo scoppiare della pandemia. Inoltre ci tengo a sottolineare che l'intero ricavato derivato dalla vendita del libro viene donato in beneficenza alle famiglie dei sanitari deceduti a causa del coronavirus. Detto questo, io ora lascerei la parola direttamente agli autori. Così possiamo cominciare. Allora, vado io solo perché insomma, sono abituato anche a fare queste cose, quindi con piacere innanzitutto inizio ringraziando la Fondazione Ghislieri per insomma, questo spazio e per darci la possibilità di raccontare la nostra esperienza e soprattutto l'esperienza del professor Raffaele Bruno, che è il protagonista di questo libro. Abbiamo in qualche modo, già dal titolo, sottolineato il ruolo che in molti hanno giudicato come un eroe, quello del medico, di un medico innanzitutto, e quello di un uomo, di Raffaele Bruno, che si è trovato a dirigere un reparto all'alba di una guerra vera e propria, che ancora è in corso, visto che da mezz'ora sappiamo che anche oggi il bollettino, purtroppo, delle vittime parla di oltre 500, anzi 551 vittime del coronavirus. Io con Raffaele Bruno vorrei iniziare subito dall'inizio, no? Proviamo a riavvolgere il nastro di questa storia che è ancora in divenire. Speravamo quando abbiamo iniziato no, di vedere già in qualche misura la luce, ma è ancora appunto una storia in fieri. Vado subito da Raffaele. Raffaele, come nasce questo libro? Diciamo che già Anna Preda ha spiegato perché diciamo, qualcuno dovrebbe essere interessato a comprarlo, non solo per quello che troverà, ma per la finalità che ha questo libro, e quindi quello di sostenere le famiglie dei medici, degli infermieri e degli operatori sociosanitari che sono appunto caduti vittima di questa pandemia. Ma la ragione editoriale, diciamo, autoriale di questo libro, qual è stata? E anche perché, insomma, è tutto merito tuo, non solo perché sei protagonista di questa storia, ma perché è stata tua l'idea di questo libro. Ma innanzitutto grazie al Collegio Ghislieri e ad Anna per la presentazione. E anche a Fabio, perché adesso non vogliamo farci complimenti a vicenda, senza cui il libro non sarebbe mai stato possibile farlo, anche per questioni ovviamente legate all'impegno sul campo giornaliero. Il tutto nasce nei primi giorni. Io conosco Fabio. Conosco il dottor Vitale negli studi di Sky TG24 in quanto invitato in qualità di esperto di malattie infettive. E questo mi ha permesso di conoscere e poi di diventare amico di Fabio Vitale, che oltre ad essere un bravissimo giornalista, è una straordinaria persona da un punto di vista umano. E durante le giornate, durante quella che è stata l'evoluzione della pandemia, anche oggi io non sapevo i morti di oggi, insomma 550 morti sono veramente tantissimi. Ormai faccio una digressione a quello che mi era stato chiesto, ormai un pochino sembriamo anestetizzati a questi numeri, cioè ormai sembra un'abitudine sentire 550 morti. 550 morti è come se tutti i giorni dicessero sono caduti due aerei di linea pieni, che insomma sono numeri veramente impressionanti. Detto questo, durante quei giorni convulsi di pandemia, io avevo pensato tra me e me che insomma eravamo davanti a un evento eccezionale, come tutti penso hanno pensato, e avevo iniziato a raccogliere un po' le idee, a capire se era possibile lasciare traccia di quello che era l'esperienza che stavamo vivendo in quel momento. E così un giorno, una sera, parlando con Fabio, dico: guarda, mi è venuta l'idea di poter fare una sorta di diario di bordo di quello che sta succedendo, di quello che mi sta succedendo, per lasciare traccia, sperando che magari dalla memoria si possa imparare qualcosa per il futuro. Oltre al fatto che momenti incredibili non solo di vita professionale, ma anche umani, che sono descritti nel libro, perché insomma
mi sono successe, le cose che abbiamo scritto nel libro, che veramente hanno dell'incredibile da un punto di vista di quella che è l'emozione, di quella che è stata l'esperienza umana e professionale. E da qui è nata questa idea che ho proposto a Fabio, che ha accettato, e da lì è iniziato, insomma, la possibilità di scrivere questo resoconto, che alla fine risulta, per chi l'ha letto, insomma, una sorta di romanzo che ha una sua temporalità, che è scandito da quelle che sono gli eventi che in quei giorni succedevano in Italia e nel mondo, e poi con la realtà che abbiamo vissuto a Pavia. Noi siamo stati i primi in assoluto nel mondo occidentale a conoscere questo virus. Abbiamo nel libro si fa accenno a questa data che però, insomma, per gli scaramantici potrebbe avere un suono strano, il 20/02/2020 alle ore 20, io apprendo che a Codogno c'è questo giovane uomo positivo. Il 21, la notte, il 21 praticamente, la notte tra il 21 e il 22, alle 5:30, 6 del mattino, Mattia fa il suo ingresso al San Matteo. E da lì inizia la pandemia nel mondo occidentale, e quindi siamo stati i primi ad avere contezza di questo e a curare un paziente con Covid. E questo non è di poco conto in relazione al fatto che nessuno sapeva come si curano questi pazienti. E quindi abbiamo fatto quella che era stata la curva d'apprendimento, che normalmente i medici fanno nel corso di studi o quando imparano una nuova metodica o quando vengono a conoscenza di una malattia, l'abbiamo fatto direttamente sul campo. E da lì iniziano questo aumento esponenziale di pazienti al San Matteo, che è stato un momento in cui il San Matteo, che è un ospedale, uno tra i grandi, dei 5 ospedali grandi lombardi e tra gli ospedali, insomma, grandi italiani, che su più di 900 posti letto, quasi 1000, aveva 600 pazienti Covid. Quindi potete immaginare qual è stato l'impatto sul San Matteo nei primi mesi, oltre al fatto che noi abbiamo fatto in qualche modo da scudo a quello che poteva essere nella prima fase la diffusione della pandemia e anche l'affollamento degli ospedali metropolitani milanesi, perché insomma il pericolo era quello che in qualche modo la pandemia travolgesse questa frontiera che si era creata e sfociasse verso la metropoli, e quindi questo sarebbe stato veramente nella prima fase una situazione veramente pericolosa. Aggiungo una cosa che riprende il titolo, il sottotitolo e anche quello che dicevamo prima, no? I medici eroi, è sempre stata una definizione che tutti i medici, soprattutto quelli in prima linea in questa fase, hanno sempre allontanato dalla propria immagine. E perché è la storia del dottore, che è quella del paziente 1, ma non soltanto, ma è soprattutto altro. Si parla di Mattia, si parla del rapporto che è nato tra un medico e un paziente, un rapporto che è andato ben oltre quello tra un medico e un paziente, appunto, un ruolo di amicizia, in cui sono entrate storie che hanno visto l'esperienza umana di Raffaele Bruno e quella di Mattia, appunto, ritrovarsi nel tempo, si spera anche ancora a lungo, ma è la storia di un antieroe, cioè di una persona normale, che nel racconto di questa sua vita recente, questo oltre a un anno, insomma, di Covid, fa emergere il senso profondo della parola e del concetto di fragilità. L'unica cosa che abbiamo provato, ci siamo soffermati su questo, è quella di evitare di nascondere ciò che è parte integrante della vita dell'uomo in generale e di chi si trova a fronteggiare e a combattere questa battaglia, cioè la paura, la fragilità, la paura di contagiarsi, di contagiare i propri cari, le paure dell'uomo prima che del medico. E crediamo, chi l'ha letto ce l'ha confermato, che alla fine di questo viaggio nella lettura anche l'ammissione a se stessi e agli altri di una paura legittima sia un punto di forza, e sia stato un punto di forza anche per salvarsi in molti casi, no? da questo, diciamo, nemico che era ed è tuttora invisibile. Ecco, Raffaele, quello che ora poi arriveremo a Mattia, però vorrei sottolineare alcuni episodi, no? Che rendono questo libro molto più, come dire, vicino alla vita di molti che si sono già riconosciuti, medici, infermieri, persone che hanno vissuto questi mesi,
ed è stato appunto quello, cioè la vita dell'uomo oltre a quel camice bianco, no? Di chi si è infettato, ad esempio, di chi ha dovuto convivere con la malattia, quindi da chi da medico è diventato paziente, di chi ha dovuto, come dire, fronteggiare, come dicevi tu, un nemico come un medico dell'Ottocento, perché insomma siamo nel 2020, eravamo nel 2020, sono nel 2021, adesso quasi empiricamente, oltre che con la scienza, si stanno scoprendo dei rimedi, dei farmaci, delle terapie, oltre che appunto alla grande partita dei vaccini. C'è tutto questo in questo libro? Sicuramente sì. Penso che sia molto importante, Fabio, al di là della parte tecnica, che è assolutamente trascurabile, nel senso che, torno a dire, abbiamo detto più volte che si legge come un romanzo, la parte umana del libro, l'esperienza umana. L'esperienza umana di una persona normale, assolutamente normale, che fa la sua professione, che si trova in qualche modo proiettato in questa situazione, che insomma, ha sempre studiato sui libri, insomma, una pandemia per un infettivologo insomma, è un qualcosa di, da un punto di vista professionale, ripetibile, e nello stesso tempo a un certo punto ti trovi a che fare con quelle che sono le tue paure, no? I tuoi timori, il fatto di dire sarò in grado di gestire questa cosa, che è una cosa veramente immane da un punto di vista professionale, ma umano. E a tal proposito il libro è ricco di queste cose, insomma mi piace ricordare, seppur nella sua tragicità, il 19 marzo, che fu una data che del 2020 che penso non dimenticherò mai nella mia vita, quando abbiamo ricoverato in quella data una famiglia composta da padre, madre e figlia, tutte e tre arrivati da noi ovviamente per Covid, e mi toccò in qualche modo comunicare a questa ragazza che nel giro di poche ore erano morti la mamma e il papà. Insomma, sono quelle esperienze di vita e professionali che mai vorresti vivere, che ti mettono di fronte a situazioni che sono in qualche modo più grandi di te. Anche perché, seppur mi consideravo in qualche modo rotto a tutte le esperienze professionali in campo medico, devo dire che questa pandemia mi ha riservato le sorprese che non pensavo di poter vivere. Con la nostra professione uno ha a che fare con la morte, perché insomma è uno degli interlocutori nella giornata di un medico, ai noi. E, però insomma alla morte non ci si abitua mai. E devo dire che vedere morire 500 persone, insomma, non è una cosa facilissima da sopportare. Non a caso i medici che vivono queste situazioni hanno poi purtroppo dei problemi, che sono quelli del burnout, ossia il fatto di in qualche modo subire degli stati che sono in qualche modo borderline con quelli che sono gli stati depressivi, perché ovviamente non è facile affrontare questo. Non è facile affrontare questo, come sapete, è una malattia che non ha permesso purtroppo ai congiunti di vedere i loro cari i momenti tragici, e quindi noi ci siamo dovuti far carico anche di un aspetto umano che non è sempre scontato nella gestione del paziente negli ultimi momenti della propria esistenza, e non solo, ma anche nel confortare pazienti che poi, grazie a Dio, la gran parte sono andati bene, sono ritornati a casa. E quindi sicuramente questo ci ha provato molto da un punto di vista umano, e oltre al fatto, poi mi taccio, che un medico vive questa situazione, la pandemia, a 360 gradi. Mi spiego. Io non solo da questa mattina sono qua e mi occupo di questo, ma quando vado a casa tra qualche ora la vivo da cittadino, la pandemia, con i problemi che abbiamo tutti, che sono quelli del lockdown, della poca socialità forzata e tutto quello che ne concerne. Quindi, oltre che sul lavoro, anche nella vita privata. Allora, prima di ritornare sul ruolo del medico, anche quello della stampa, dei media, in cui mi ci trovo, in cui, insomma, questo libro è stato anche l'occasione di quasi un esame di coscienza, perché
i medici, chi ha iniziato subito, come appunto i medici di Lombardi, di Pavia, hanno dovuto fronteggiare anche questo, cioè il pressing continuo dei media che cercavano risposte a delle domande, in alcuni casi legittime, in altri casi forse morbose. A questo magari arriviamo fra un attimo. Per un po' alleggerire, perché insomma chi legge questo libro dice: ma è possibile che si parla solo e esclusivamente di morte, di qualcosa che è caratterizzante di questa pandemia, ci mancherebbe. Si parla anche di altro. Si parla anche, ad esempio, visto che eravamo nel 2020 quando abbiamo scritto questo libro, di come lo strumento tecnologico abbia aiutato in alcuni casi la medicina e i medici nel loro compito. Cioè, ad esempio, mettere in collegamento delle vite, no? Proprio dei congiunti a distanza. Cioè, ad esempio, un anziano. Si è bloccato. Sì, abbiamo perso. Sì, comunque quello che continuo io, evidentemente i potenti mezzi della stampa non sono sufficienti a rimanere connessi. Detto questo, quello che volevo dire sicuramente, se da una parte, cioè, a un certo punto c'è stata una dicotomia strana, se da una parte ci sentivamo come medici dell'Ottocento, dove i mezzi terapeutici erano sconosciuti, quindi veramente in qualche modo nessun tipo di conoscenza o poca conoscenza, perché gli unici dati che venivano erano di quei pochi lavori che venivano dalla Cina, e dall'altra parte l'ipertecnologia dovuta al quindi i telefoni con la videochiamata e tutto quello che ne comporta, ci ha permesso di mettere in contatto le persone ricoverate con le persone a casa. E nel libro facciamo cenno di questo, perché questo qua ha salvato delle vite. Nel libro c'è un episodio in cui abbiamo questo signore che non voleva assolutamente curarsi, cioè non sopportava assolutamente la CPAP, cioè aveva mollato da un punto di vista psicologico, e una videochiamata con il suo nipote, con il suo piccolo nipotino, l'ha convinto a curarsi. Quindi proprio a dire come la tecnologia, gli avanzamenti tecnologici possono dare una mano veramente importante al di fuori di quello che è strettamente l'episodio legato al tecnico, a quello che è il supporto alla medicina, ma come da un punto di vista umano anche la tecnologia può venire in aiuto ovviamente nella gestione di questi pazienti. E questo sicuramente è stato molto molto importante. Torno a dire, il libro è una sorta di romanzo di quello che un diario di bordo di quello che ci è accaduto, mi è accaduto in quei mesi fino all'estate. Ovviamente i momenti del lockdown sono stati, il lockdown ci ha aiutato tanto, perché ha piegato quella che è la curva di contagi, che all'inizio era veramente molto molto importante, e quindi ecco il dottor Vitale, e quindi quello questo qui, dove ci ha sicuramente aiutato. No, stavo dicendo, ho continuato su quello che dicevi tu, nel senso che immagino tu volessi dire il fatto che la tecnologia, se pur ci sentivamo medici dell'Ottocento, la tecnologia ci ha messo in contatto con le persone e ha salvato anche delle vite. Ho raccontato l'episodio del nonno che rivede il nipotino via videochiamata, e chiaramente questo ci permette di curare una persona. E volevo aggiungere anche a proposito di tecnologia, rieccomi, su WhatsApp, quella chat. Sicuramente posso dire che la connessione di Sky non è un granché, questo a proposito di tecnologia. Questo posso sicuramente. Collegato adesso con il wifi di Sky, mi ero affidato. È sotto gli occhi di tutti che funziona. Poco e male. Tornando a noi, su WhatsApp abbiamo trascritto tutto ciò che era possibile trascrivere in una bellissima chat tra medici, in cui uno faceva il medico dell'altro, e ci sono delle scene meravigliose, perché appunto c'è qualcuno che ha provato a fare l'eroe in pieno degenza, di sintomatologia Covid, a provare a pulire i bagni di casa, poi ha capito che non era possibile, c'è la presa in giro tra colleghi. Anche questo ha reso normale una situazione che normale non era, soprattutto perché poi
doveva comunque mantenere le istanze dei propri familiari, pensare di raggiungere prima o poi insomma i propri colleghi e dare loro man forte in questa battaglia. Troverete anche questo, troverete diciamo quello Fabio, che spesso anche noi non abbiamo raccontato. Mi dai lo spunto per ricordare una cosa che spesso purtroppo non viene ricordata. Volevo ricordare che in questa pandemia sono morti più di 350 medici e più di 100 infermieri. E durante la pandemia si sono ammalati 7 miei colleghi e questa chat di cui racconta il dottor Vitale è una chat denominata Lazzaretto di questi colleghi che si ammalano contemporaneamente e si scrivono durante il periodo di convalescenza a casa e nel momento in cui avrebbero voluto darci una mano, una grande mano, durante il periodo pandemico con le più alte, con picchi altissimi di ricoveri, ma loro erano confinati a casa in quarantena, grazie a Dio senza grosse sequele di salute, senza grandi sintomi nella fase acuta, insomma. Quindi, come diceva Fabio, sicuramente anche l'aspetto umano di sanitari che si sono ammalati è sicuramente interessante. Se siete d'accordo potremmo anche lasciare spazio, se vi fa certo. Piacere, a delle domande di qualcuno che vuole avere qualche curiosità. Nel frattempo magari, Fabio, scusa, ti ho interrotto, se volevi continuare. No, questa vicenda. Diamo tempo a tutti anche di iscriversi alle domande. Rubo soltanto qualche altra cosa perché insomma l'esposizione che ha avuto Raffaele Bruno, giustificata dal fatto che parlava perché ne sapeva, a differenza di molti altri che abbiamo visto purtroppo campeggiare in queste trasmissioni televisive, alcune trasmissioni televisive soprattutto, lo ha portato anche a essere destinatario di decine e decine di mail, alcune le più tra virgolette potabili le abbiamo pubblicate e scritte nel libro, di medium che provavano a dare dei consigli, persone che avevano avuto il Covid, anche diciamo persone avanti negli anni, che riproponevano dei rimedi utilizzati ai tempi della guerra, anche la polenta, una polenta di lino, di semi di lino. Sì, la polentina messa sul petto, che è un antico rimedio per le polmoniti, però voglio dire, ecco, al di là della polentina messa sul petto, ci sono stati questi medium che mi consigliavano giornalmente, cioè ho capito quello che può essere, quello che può scatenare il fatto di diventare per un periodo, insomma, qualcosa. Può essere una persona che è mediaticamente molto presente. Io sono stato presente, ahimè, perché ho curato Mattia, anche se io non davo grande soddisfazione ai media, nel senso che tutte le volte mi chiamavano Mattia, io dicevo che era stazionario. Tant'è vero che i giornalisti, prima delle interviste, mi dicevano: ma lei non ci può dire sempre che è stazionario. D'altro canto, io mi sentivo in qualche modo responsabile nei confronti di una famiglia che pendeva dalle mie labbra su quello che erano in quel momento il bollettino medico che potevo dare. Oltre al fatto che ovviamente Mattia, c'è stato un momento, e questo l'abbiamo detto più volte, che era diventato quasi un simbolo del riscatto da questa malattia, nel senso che se guarisce Mattia si può guarire da questa malattia, visto come insomma in qualche modo un paziente forte, giovane, che si ammala di una malattia così grave e che riesce poi in qualche modo a guarire, insomma. Devo dire che a parte insomma queste mail singolare dei medium, cosa che non abbiamo messo nel libro, Fabio, è che ho ricevuto anche qualche proposta di matrimonio via mail, però insomma questa ovviamente sto vagliando tutta una serie di situazioni, ma insomma per adesso deve finire la pandemia prima di decidere. Ci sono già delle domande? Allora, se qualcuno del pubblico ha già delle domande, avrete notato che i microfoni e le videocamere sono bloccate, però se andate nella barra in basso sotto partecipanti c'è una freccina, cliccando su quella freccina vi spunteranno 3 puntini, lì potete alzare la mano per... ecco, c'è già una domanda. Piera Sinelli, le autorizziamo subito a riattivare l'audio. Sì, in realtà stavo facendo una prova della manina, però sono pronta anche per una domanda al professor Bruno. E io volevo sapere così una curiosità di questo tipo, cioè data l'esperienza maturata nel corso di questo anno, in percentuale quante persone riuscite a salvare rispetto alla primavera dello scorso anno? Oggi, nel marzo del 2021,
quante persone riuscite a salvare in più? Questa è una domanda sicuramente molto interessante. Allora, noi abbiamo innanzitutto avuto per in qualche modo in generale calcolare la mortalità è molto molto difficile. Sicuramente abbiamo fatto un lavoro abbiamo valutato i dati tra la prima e la seconda ondata ed effettivamente nella seconda ondata, adesso siamo nella terza, anche se la seconda non è mai finita, insomma in questa terza fase la mortalità è nettamente ridotta. E in generale i guariti per fortuna sono molto molti di più rispetto a quelli che sono deceduti, però se prendiamo il periodo marzo 2020 e marzo 2021 sicuramente abbiamo una diminuzione importante dei decessi. Questo è dovuto a una serie di cose, è dovuto sicuramente al fatto che è migliorata quella che è la gestione di questi pazienti in generale. Gli ospedali sono meno affollati e molto più organizzati. E terza cosa non trascurabile, l'età media si è abbassata, anche perché purtroppo le persone anziane, alcune sono mancate, e peraltro la presentazione al pronto soccorso è una fase assolutamente una fase preliminare di malattia, al contrario dell'anno scorso in cui le persone arrivano in una fase molto molto avanzata. Spero di aver risposto. Non so se, perché forse avevo disattivato l'audio. Sì, avevo il blocco dell'audio. Ringrazio, sì, ha risposto. Grazie mille. Perfetto. Se ci sono altre domande o anche così, interventi che volete fare, non siate timidi. Se non c'è nessuno che per rompere il ghiaccio... sicuramente non posso interrogare io perché non sono in questa veste qua in questo momento, però la cosa che volevo chiedere invece, volevo un commento da parte di Fabio Vitale, se lui invece trovava una differenza, cioè immagino le loro riunioni di redazione, in quello che è insomma l'organizzazione di un telegiornale, una differenza tra i primi momenti adesso nell'impostare quello che è insomma il canovaccio di comunicazione che si deve fare alle persone rispetto a prima, insomma, come è cambiato il vostro lavoro in qualche modo? Guarda, tutto ruotava e ruota ancora attorno ai numeri. La differenza sostanziale è questa. Nella primissima fase siamo stati tutti travolti dai numeri, no? Anche dal bollettino quotidiano, dall'ascolto delle 18, diciamo, in quella conferenza stampa della Protezione Civile, di questo flusso di numeri. La cosa che è cambiata subito dopo un paio di mesi, insomma, dal racconto di quello che vedevamo e anche dall'analisi di quei numeri, che abbiamo provato a dare un valore a quel racconto. Quindi sapevamo che dietro al numero delle vittime, dei contagiati, c'erano delle storie. Abbiamo molto concentrato questo nel racconto delle storie e sin da subito, quello che facciamo quotidianamente ormai da più di un anno con i numeri della pandemia, quello di avvalerci di come dire, analisi e commenti soltanto, esclusivamente di persone che avevano qualcosa da dire perché ne sapevano. Tu ne sei una dimostrazione, e soltanto appunto di medici che non, o appunto scienziati, ricercatori che avessero qualcosa da dire, soprattutto qualcosa da aggiungere nel racconto di quella dell'evoluzione quotidiana. Quindi nel racconto da parte nostra, insomma, giornalistico, è cambiato questo, capire che era necessario affidare ad esperti in materia qualcosa che noi, anche se con lo studio empirico di quello che dovevamo raccontare, non potevamo mai raggiungere, no? Perché insomma, anni e anni di studio e di lavoro sul campo non possono essere sostituiti con, come dire, la lettura di quello che poi dovevamo documentare ogni giorno. Sì. Un'altra cosa, visto che ci troviamo in un collegio universitario e insomma, di uno dei più prestigiosi collegi universitari italiani, se non il più prestigioso, il grande orgoglio dell'Università di Pavia e non solo. Noi nel libro citavamo, devo dire, questo era frutto del sacco di Fabio Vitale, questa situazione in cui quando ci sono stati grandi eventi, no, pensavamo al delitto Borsellino-Falcone,
in quegli anni aumentò in modo esponenziale le iscrizioni a giurisprudenza. Qua c'è il professor Belvedere che è un giurista. E così ci siamo chiesti se effettivamente questa pandemia hanno risvegliato in alcuni la voglia di diventare medici per cercare di, insomma, in qualche modo di... questo ha fatto affascinare al mondo medico, alla possibilità di salvare delle persone. Quindi, insomma, la varie sfaccettature della pandemia che hanno un'influenza nella società, non solo per quello che, insomma, è il per esempio, il dramma economico che stiamo vivendo, a parte ovviamente quello va da sé sanitario, ma economico, ma anche il fatto di influenzare le scelte dei giovani su quello che sarà il futuro del paese, non solo. Questo è interessante. E non so quanti di quelli degli studenti che sono in questo momento collegati, magari gli è venuta voglia di fare malattie infettive, cosa che mi farebbe assolutamente piacere, ovviamente, perché abbiamo bisogno di infettivologi. Perché, insomma, la società cambia. Questa è un pochino come l'11 settembre. L'altra volta riflettevo su come viaggiavo prima dell'11 settembre. Francamente non avevo grande memoria, non mi ricordo se c'era il metal detector, cosa si controllava. E sicuramente l'11 settembre ha cambiato. Cioè, io, mia figlia che ha 15 anni, ovviamente per lei la normalità è quello che vede oggi. E forse tra qualche anno la normalità per un bambino, per coloro che sono adesso bambini, è che andare in un posto quando è affollato mettersi la mascherina, e quindi non sappiamo quale sarà il cambiamento veramente importante che ha dato questa pandemia. Quello che tu dicevi come normalità è un privilegio, cioè il fatto che ci stiamo accorgendo ormai da tempo che tutto ciò che davamo per scontato oggi, da un po' ormai di tempo a questa parte, da più di un anno, non lo è più. Le cose più banali, no? Anche appunto stringersi una mano, abbracciarsi, cenare con degli amici, andare a teatro, andare al cinema, vivere, è cambiato anche questo concetto stesso di vita. E spero che anche questo insegnamento, sono d'accordo, possa, come dire, in qualche misura stimolare in tanti anche a dare una mano, perché comunque tu sei la testimonianza, e la si ritrova nel libro, che bisogna anche in qualche modo restituire alla società quello che appunto si è avuto, che si è appreso, e anche i propri talenti. Siamo fiduciosi che questo possa accadere anche questa volta. Ci sono delle mani alzate. Ci sono delle mani alzate. Cioè, Mauro Francavilla, gli riattiviamo l'audio. Se riesce a parlare. Ci sono tre. Ci sono? Mi sentite? Ok, sì. Prego. Sì, buonasera. Quando tornerà, volevo chiedere al professore, quando tornerà questa normalità, qual è la prima cosa che farà, che le è mancata di più? A parte, immagino, le partite dell'Inter, come scrive nel libro. Ma la partita dell'Inter ha toccato un tasto molto importante, sicuramente la partita dell'Inter è una cosa importante. Sarebbe, potrei dire abbracciare mia suocera, ma capite bene che non è vero. Ma via di questo, la cosa che farò, che mi piacerebbe fare, è fare una vacanza con degli amici, cioè vivere un momento, come diceva Fabio, vitale. È un mantra che io sono andato a ripetere, ho ripetuto durante tutto il corso della pandemia e continuo a ripetere, che la normalità è un privilegio. Fare una vita normale, mi piacerebbe fare proprio una vita normale, una giornata normale, uscire, incontrare qualcuno, bere un aperitivo, andare a cena, organizzare una vacanza, cioè fare una giornata normale. Mi sto già immaginando quale potrebbe essere l'ultimo giorno, cioè l'ultimo paziente che entra in ospedale, e quando esce quale sarà il mondo che trova, perché il mondo sarà cambiato. La normalità è che spero che ritorni almeno tutto come prima. Mi piacerebbe passare una normalissima giornata noiosa. Allora, ci sono altre domande alzate. Giovanni Pasqua l'aveva alzata prima, poi forse l'ha abbassata. Attiviamo l'audio. Si stancava a tenerla. No. Giovanni Pasqua. Giovanni, rispondi. Giovanni penso sia in Albania in questo momento, se è il Giovanni Pasqua che conosco io. Sì, sono io. Eccoci. Ciao Giovanni.
Ciao Raffaele, immagino ti siano mancate anche le partite del Cosenza, anche se la salvezza ti avrà dato un'immensa gioia l'anno scorso. Visto che certo, assolutamente sì. In una delle interviste televisive avevi detto che l'unico aspetto positivo della pandemia era che forse il Cosenza non sarebbe retrocesso. Purtroppo quest'anno non c'è neanche il lockdown, quindi neanche, cioè il campionato continua, non è bloccato. No, volevo domandarti, insomma, quello che risulta da questa pandemia è che si è detto più volte che ci ha travolto, che ha trovato parecchie strutture sanitarie inadeguate. Abbiamo visto da questo punto di vista la differenza fra nord e sud. Quello che ti volevo chiedere, tu cosa pensi che dal punto di vista istituzionale alla fine di questa pandemia avremmo imparato o tutto sommato quello che ritieni che ci abbia insegnato? Ma guarda Giovanni, allora innanzitutto grazie alla domanda, grazie di esserti collegato. L'avvocato Giovanni Pasqua in questo momento lavora per il governo italiano in Albania e si occupa di gestire cose importanti in quel paese. Cosa ci ha insegnato? Ma è veramente difficile, io spero che la memoria di tutto quello che è successo possa dare veramente un insegnamento non solo alle istituzioni, alle persone. Questo lo spero vivamente, perché sarebbe veramente tragico se dopo 100.000 morti non abbia insegnato niente. Io spero, devo dire una cosa, che è molto facile parlare male cioè questo sport del lamento continuo. Noi non abbiamo fatto né peggio né meglio di tanti paesi che sembrano essere più pronti, più blasonati. Io posso dire che nella mia esperienza noi non abbiamo lasciato indietro nessuno, abbiamo curato tutti, abbiamo cercato di dare un supporto a tutti quanti. È chiaro, tutto si può fare meglio. Nella prima fase siamo stati colpiti alle spalle, per cui io sfido qualsiasi organizzazione sanitaria a livello europeo, mondiale, che ha voluto affrontare in modo, come dire, adeguato la pandemia. Io sono stato in contatto durante la pandemia, durante i primi momenti della pandemia con colleghi di tutto il mondo. A proposito, questo si descrive nel libro, con Fabio descriviamo questo rapporto con tante persone, tra cui questo collega che è il direttore della unità di emergenza urgenza di uno degli ospedali più grandi di New York, e dove loro nei giorni precedenti ci chiamano per dire: ci dite come sta andando il così, come siete organizzati in modo da poterci organizzare. Quindi erano loro che chiedevano a noi come organizzarci. Devo dire che noi abbiamo aiutato tanti paesi in tutto il mondo, perché gli abbiamo detto qual era la situazione a cui dovevano andare incontro. Quindi nella prima fase devo dire, nelle fasi successive ovviamente si poteva fare meglio. L'Italia ha perso una grandissima occasione, che è stata l'occasione dell'estate, perché durante l'estate noi potevamo dare una svolta decisiva a tutto questo, ma purtroppo non avevamo il vaccino, però da un punto di vista organizzativo forse potevamo fare molto di più. E adesso stiamo facendo quello che è possibile fare e penso che si stia facendo bene. Io spero che questa situazione non sia soltanto, possa dare un insegnamento soltanto da un punto di vista sanitario, spero che gli stati si organizzano anche da un punto di vista economico per prevedere che quando succedono queste cose ci devono essere gli interventi straordinari, perché questi sono effettivamente degli eventi straordinari, un po' come può essere l'eruzione di un vulcano, imprevedibile, devastante, e ovviamente devi pensarci anni prima per cercare di poter gestire la cosa. Dunque, allora c'era Emira, che presumo sia il professor Mira in attesa di fare una domanda. Vediamo se funziona l'audio. Mi sentite? Eccola, sì. Ecco, allora sì, sono Eugenio Mira, buonasera, e chiedevo quale ruolo hanno avuto gli specializzandi, soprattutto nei giorni più critici, nelle fasi iniziali della pandemia. Grazie. Innanzitutto, professore, buonasera, la saluto con molto piacere. Ma gli specializzandi sono stati fondamentali. Senza gli specializzandi non saremmo dove siamo, specialmente a Pavia. Gli specializzandi sono stati una forza lavoro, una forza umana straordinaria che non si è mai tirata indietro.
E devo dire che insomma noi siamo fortunati di essere un ospedale accademico universitario dove è possibile avere questa, il privilegio e la possibilità di essere, di avere gli specializzandi, quindi sono stati sicuramente fondamentali e continuano ad essere fondamentali, insomma. Perfetto, grazie. Professore, abbiamo ancora un paio di domande, visto che sappiamo che è molto richiesto in reparto, ci dica se possiamo fare ancora... No, possiamo continuare, vi dico quando staccarmi, ancora sicuramente 10 minuti possiamo rimanere. Grazie mille. Allora attivo l'audio a Matteo Trono. Ci siamo? Mi sentite? Sì. Ecco, buonasera. Io volevo riallacciarmi a quanto detto prima il dottor Vitale, in quanto no, molto spesso si è visto come la pressione mediatica era completamente diversa da quanto poi trapelava dagli ospedali. E volevo chiedere al professor Bruno, e soprattutto per, no, io sono uno studente di medicina in formazione, quanto possa essere importante essere temperanti e cauti nel giudizio. Perché il problema io l'ho visto che si è posto anche tra suoi colleghi in ambito nazionale, intendo tra persone che andavano, medici che andavano in televisione con una certa, talvolta un certo pressappochismo. Ecco, volevo chiederle come si è sentito in quell'occasione e cosa direbbe a noi medici in formazione. Grazie. Fabio, vuoi rispondere tu? Mi volevo chiedere di non dire tutto ciò che pensi rispetto a quello che è stata la sollecitazione che abbiamo appena sentito. No, vabbè. Sì, no, cercherò di essere resiliente e canto. No, vabbè, ma non credo di dire cose che non pensa il stesso professor Bruno. Cioè, purtroppo, ed è stato l'errore della nostra categoria, giornalisti e non, è quella di dare voce e spazio e parola non soltanto a persone che non avevano competenze per poter parlare, ma anche a quelle persone che, pur avendone competenze, avevano come unico intento quello di dire qualcosa fuori dal coro per essere ripresi. Perché a volte dire la cosa giusta non paga in termini di visibilità per chi mira a quello, cioè al fatto di avere comunque uno spazio sui giornali, perché o su alcune trasmissioni. Dire in alcune fasi, non dico quelli che hanno detto che insomma era poco più di una banale influenza, ma minimizzare, non sottolineare l'importanza di ciò che ormai abbiamo capito che sono cose fondamentali per qualche misura controllare la diffusione del virus. Ecco, quella, insomma, per chi fa il lavoro che fa Raffaele Bruno, credo sia stato, come dire, fuoco amico. Ecco, non aggiungo altro. Insomma, quello che confermo ovviamente quello che diceva Fabio. Insomma, è chiaro che uno prima di essere medico, professore, è un uomo, e ognuno si comporta come meglio crede rispetto a quella che è, insomma, la sua etica professionale, la sua morale. Detto questo, per quanto riguarda invece quello che mi sento di dire a medici in formazione e a studenti in medicina, dico, sicuramente andate a fare quello che è il lavoro più bello del mondo dal mio punto di vista, ovviamente, no? E che è un lavoro che come sapete comporta non solo delle preparazioni tecniche e quindi della conoscenza della medicina, ma anche di una umanità e di una predisposizione verso il prossimo che devono essere, insomma, importanti. E questa sicuramente questa pandemia ha messo in luce che la maggior parte delle persone che scelgono di fare questo mestiere lo fa perché ci crede e perché è interessata non solo all'aspetto tecnico, ma anche al fatto di poter dare agli altri parte di se stesso un contributo. Mi riallaccio a quello che diceva il professor Mira: gli specializzandi hanno avuto un grande ruolo in questa situazione. Io ero emozionato dal fatto di vedere in pronto soccorso qui da noi malattie infettive, al piano terra, centinaia di pazienti, ma decine di medici di qualsiasi specializzazione. Avevamo gli otorini, gli oculisti, i chirurghi generali, gli internisti, cioè tutti ci hanno dato una mano e tutti si sono prodigati affinché potessero
potessimo dare un'assistenza adeguata a, queste, a questi pazienti che arrivavano in continuazione con grandi problemi in pronto soccorso. Insomma. C'è ancora una domanda da parte di Lorenzo Onorati. Prego. Mi sentite? Sì, sì. Ok, vi faccio anche vedere. Buonasera. Io volevo rispondere alla domanda iniziale del professor Bruno. Sono una neolaureata, quindi se effettivamente a fronte di questa pandemia è aumentata la voglia di essere medici, di fare il medico. Parlo personalmente, ma in realtà penso che la mia risposta rifletta in realtà la risposta di molti studenti e neolaureati, cioè che effettivamente c'è voglia di mettersi in gioco. Però le diciamo rispondo facendo le altre due domande, nel senso, al momento che c'è la voglia di mettersi in gioco, ma purtroppo molto spesso non dipende da noi, il fatto che non ci sia non ci sono abbastanza posti per tutti per fare effettivamente il medico. Mi chiedo come prima domanda, cioè le chiedo come prima domanda se a fronte dell'evidenza che effettivamente ci sia carenza di medici, abbiate diciamo pensato o l'abbiate già fatto di far sentire la vostra voce di medici che sono stati protagonisti di questa pandemia, chiedendo a chi di dovere, quindi al ministro, ai ministri, di effettivamente aumentare questo numero di posti per fare in modo che possiamo effettivamente fare i medici. E la seconda domanda è, quindi una controdomanda, se a livello universitario, secondo lei, tra i suoi colleghi, è aumentata la voglia anche di insegnare alle persone a fare il medico, sia a livello teorico, ma soprattutto a livello pratico, che è la parte più carenziale. Grazie. Allora, domande complesse. Faccio una domanda complessa a cui cerco di risponderla, però voglio fare una premessa. La mia non è polemica. La grande differenza tra chi si è laureato qualche anno fa e chi si sta laureando adesso, se è già laureato, chissà, e che ha un pochino, seppur come avete visto ho tessuto le ruote specializzanti, sta un pochino sindacalizzando, e lo dico con eccezione non completamente negativa, la professione medica. La professione medica è una professione in cui uno deve essere, si deve dare completamente. Non ci sono orari, non ci sono festività, e deve avere il gusto, l'orgoglio e la passione di farlo. Quando sento magari qualcuno che mi dice sì, però sono già 7 ore e 36 che io sono qua fuori dal mio orario, oppure dice per vaccinare vorrei che mi venisse dato un contributo, io personalmente, modestamente, sono un po' perplesso se questa persona è veramente portata per fare il medico. Il medico è una persona che deve, si deve dare agli altri, deve aiutare, è chiaro, non è che uno può vivere di stenti e sacrifici, essere pagato, ma insomma, è pagato per quello che fa, però poi c'è tutta una parte che sta riguardo all'etica professionale che ovviamente deve essere più alta, vola a livelli molto molto più alti. Questa è la premessa. Detto questo, guardi, io conto poco a casa mia, si immagini se posso parlare col ministro e noi. Questi sono problemi politici che esulano da quella che può essere veramente l'azione di medici che sono stati in prima linea e che hanno dato il loro contributo nell'interesse del benessere della popolazione, che è quello che noi ci interessa. E questa è sicuramente una cosa. Per quanto riguarda invece quello che diceva prima, io sono d'accordo con lei, ci sono alcune persone che non sono, come dire, forse non sono adatte, sono dei grandissimi professionisti, ma non sono dei grandissimi didatti. Con questo le dico che questo mestiere è un mestiere, come tutti i mestieri, che in parte deve essere rubato. E per rubare il mestiere significa cercare di stare in ospedale quanto più possibile, guardare quello che fanno quelli che ne sanno più di te, cercare di cogliere ovunque.
Non è un mestiere che, è chiaro, qualcuno ti deve insegnare, ma è un mestiere che ha bisogno di tante componenti, e queste componenti necessitano di tempo e di una grandissima voglia anche personale. E questa e la voglia personale risiede nel fatto di voler aver voglia di fare sacrifici. Far sacrifici significa rimanere in ospedale più degli altri, far sacrifici significa quando i tuoi compagni se ne vanno, tu rimani col medico di guardia, magari stai 4 ore per vedere un solo caso in pronto soccorso, far sacrifici significa rimanere la notte, questo significa. E questo farà sì che tu puoi diventare un medico più bravo degli altri o imparare bene questa professione. Grazie infinite. Se ci sono ancora, se c'è un'ultimissima domanda, eventualmente. Vieni in malattie infettive, così ti faccio veramente, vedrai che andrai a casa stanca. Siamo in grado di farti andare a casa stanca con una giornata piena sicuramente di una serie di esperienze. Volevo soltanto sottolineare ancora una volta che la linea del dottor Vitale si è di nuovo disconnessa, al contrario della povera linea del Policlinico San Matteo dell'Università, che regge un collegamento rispetto a Sky. Volevo testare le tue capacità di tenere durante una diretta, cosa che siamo abituati a fare noi quando cade un collegamento, eccetera. Bisogna subito appunto prendere in mano la situazione, sono certo che tu l'avrai fatto, mi fido ciecamente, fino in fondo. Fantasticamente, possiamo dire. Non ne dubito. Allora, se non ci sono altre domande, innanzitutto vi ringraziamo infinitamente ringraziamo i nostri ospiti infinitamente per il tempo dedicato e anche tutti coloro che hanno partecipato. Vi ricordiamo che il ricavato del libro ha uno scopo nobile, come aveva già detto anche Anna all'inizio, per cui oltre ovviamente a essere un libro di interesse per quanto riguarda il contenuto, una testimonianza importante, anche un ulteriore scopo. Chiedo scusa, posso poi alla fine dire due cose? No, dica subito, io volevo solo ringraziare velocemente, per cui prego. Volevo ringraziare innanzitutto Anna Preda perché ha organizzato questo bel pomeriggio, quest'ora. È veramente un grazie di cuore, e volevo mandare un abbraccio virtuale al professor Belvedere, che spero di vedere di persona e di venirla a trovare presto, professore, per un abbraccio reale. Quindi sono contenta di vederla in salute e forte. Grazie, io a mia volta ringrazio lei se sono in grado adesso di partecipare anche a questo incontro virtuale, ma che comunque richiede una certa prestanza fisica. Grazie professore, a prestissimo. Okay, e saluto tutti quelli che si sono collegati. Saluto anch'io tutti voi, grazie. Ringraziamo anche Raffaele Harper Collins che insomma ha creduto sin da subito a questo, e speriamo che in tanti possano comunque apprezzare il lavoro che hai fatto, soprattutto che continui a fare ogni giorno, sperando che quest'incubo finisca al più presto. Grazie a tutti davvero. Arrivederci a tutti. Grazie dottor Vitale per il vostro tempo. A voi. Arrivederci, buona serata. Buona serata a tutti. Buonasera.